Un cordiale ben ritrovati, come ogni giorno siamo qui in diretta a parlare di problematiche che interessano i cittadini, i nostri telespettatori. E oggi parliamo di medicina e torniamo ad occuparci della medicina del dolore, meglio nota come terapia del dolore, ma come ci spiegava il dottor Giovanni Nicotera, che è tornato a trovarci, grazie per essere qui. Grazie a voi. Anestesista e a lungo si è occupato e continua ad occuparsi della terapia del dolore, bisogna parlare di medicina del dolore perché è una vera e propria specialistica, un insieme di strategie medico-diagnostiche e terapeutiche per alleviare il dolore cronico, col quale non si deve per forza convivere. Abbiamo più volte da questa postazione, dottore, detto che il dolore va affrontato come una qualsiasi patologia, per cui non rassegniamoci, cerchiamo di vivere meglio. Dopo la prima trasmissione, tante persone hanno chiesto la sua presenza di nuovo in studio perché evidentemente il problema è molto più diffuso di quanto si Comincia ad esserci immagini, coscienza della anche necessità. perché molte persone non sanno che esiste la medicina del dolore, altre persone non sanno come rivolgersi, altre magari si sono rassegnate. E noi vogliamo mandare un messaggio intanto a tutti quanti di positività, che si può fare qualcosa. E poi soprattutto fare informazione. Allora, questa medicina del dolore, dottore, che finalmente è stata riconosciuta ampiamente e sta diventando fondamentale, io direi trasversale a tutte le altre Certo. patologie, anche qui da noi in Calabria abbiamo addirittura una telefonata. Anche qui da noi in Calabria viene praticata con ottimi risultati. Prendiamo la telefonata e poi ci addentriamo nell'analisi. Pronto? 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 Sì, benvenuto da dove ci chiama. E da Cosenza. Prego. Ci sente? Ecco, se può abbassare il volume del televisore è la Sì, raccomandazione che facciamo, come perché col no? digitale c'è il ritardo audio. Sì, pronto. Allora, cosa vuole chiedere al dottor Nicotera? Pronto? Complimenti per la trasmissione, perché queste cose. Niente, io volevo chiedere al dottor Nicotera. Allora, Sì, dica, dica. può parlare al Allora, telefono senza riascoltarsi in TV. No, se no non c'è. Allora, dottor Nicotera, chiedo scusa. Dica. Io sono stato operato a Roma al biocampus medico di Bypasser. Bypass coronarico. Sì, Coronarico. sì. Allora, poi sono stato amputato dalle dita del piede sinistro, Sì. cioè l'intervento è andato bene, soltanto che sto avendo tutti i giorni questi dolori, poi sono parrucchiere, devo stare tutti i giorni in piedi. Quindi peggiora la situazione. Purtroppo dobbiamo lavorare E perché con infatti. questa crisi Certo. e poi con 290 euro al mese non è che possiamo comprare le medicine, cioè, oppure comprare le pomate, oppure pagare un infermiere che ti fa le medicazioni. Ha ragione. Cioè, io vorrei sapere se, siccome il giorno prendo sempre antidolorifici, Sì. cioè, potrei fare qualche cosa per alleviare questi dolori che ho al piede? Senta, sì, le volevo chiedere una cosa. Dite, dottor. La necessità che ha costretto i colleghi a procedere all'amputazione era perché ha una malattia da fumo, un'arteriosclerosi, c'è stato un problema di embolie, che cosa è No, successo? io ho il problema per il diabete e la circolazione che Una non andava bene. vasculopatia si dice, sì, la circolazione difettosa. Guardi, bisogna capire se il dolore, che immagino sia alle estremità, ai piedi, al piede amputato,
è appunto di tipo osseo muscolare oppure se è dovuto ai nervi che sono stati recisi. Questo si può capire con la visita e con eventuali esami diagnostici che si possono fare. Okay. Perché la terapia cambia a seconda della natura. Come diceva giustamente la dottoressa prima, non so se l'ha ascoltata, che diceva che non si parla più di terapia del dolore, ma di medicina del dolore, che vuol dire proprio visitare, fare la diagnosi e fare la terapia. Ma io dovrei andare in qualche sì, studio. Se non ho capito, lei abita a Cosenza. Sì, io sono a Cosenza in Viale della Repubblica. Benissimo, perché... allora guardi, lei ha molte possibilità. Può andare all'ambulatorio dell'azienda sanitaria provinciale diretto dalla dottoressa Gervino con l'impegnativa del suo medico curante. Okay. Può andare al cosiddetto centro hub di Rogliano, che è l'ospedale dell'Annunziata poi. Anche lì con la prenotazione e l'impegnativa. Ci sono anche altri ambulatori di terapia del dolore, quindi scelga quello che le conviene di più. Perché che... non posso stare con questo dolore. Ma certo, ma non deve, ecco, quello che diceva la dottoressa prima era anche questo. Non bisogna sopportare il dolore, non c'è motivo per sopportare il dolore. Bisogna solo capire bene il motivo del dolore e fare una terapia di conseguenza, che può arrivare anche a dei piccoli interventi, ma non più invasivi, cioè si riesce ad abolire o a ridurre molto l'entità del dolore con tecniche ormai alla portata, come dicevo prima, anche del nostro centro ospedale di Rogliano, ma molte volte, 9 volte su 10, basta una buona terapia medica a risolvere la cosa. Perché i comuni farmaci antalgici non possono essere presi a lungo senza avere effetti collaterali. Come no? Ma certo, immagino la sua situazione, immagino quanti antinfiammatori abbia preso finora. Oh, il dottore Nicolò, sto uscendo pazzo. Stia attento ai reni, alla tossicità, non solo allo stomaco. Quindi, come imbatti. Io direi di andare, le consiglierei di recarsi dal suo medico curante. Si faccia fare l'impegnativa, tenga presente che adesso una legge promulgata nel 2010, 5 anni fa, prevede le prestazioni, le terapie del dolore totalmente gratuite, quindi non deve pagare neanche il ticket. Ho capito. Faccia fare questa richiesta, poi chiami, se preferisce a Serra Spiga, dove c'è l'ambulatorio di terapia del dolore, o all'ospedale a Rogliano, dove troverà risposta sicuramente. Va benissimo. Va bene. In bocca al lupo. Grazie. Infatti, speriamo che possa risolvere. Grazie a lei. Arrivederci. Ecco, già questa telefonata prima di iniziare ci dà la misura di quanto sia diffuso il dolore e la gente non sa, è veramente disperato. Ecco, anche da una amputazione in questo caso, ma anche per altre problematiche, dottore, si instaura la sindrome dolorosa che va avanti e poi antinfiammatori fanno malissimo, gli antidolorifici possono essere presi a tempo ma sono comunque con benefici e sollievi molto transitori. Dipende. Per cui sì, senz'altro. Bisogna... Io ho sempre detto che l'uso prolungato di antinfiammatori è nocivo, e questo è accertato, e non solo a livello gastrico, che è la prima preoccupazione che viene in mente a tutti. Certo. Parlo, ecco, immagino che il signore che ha chiamato un attimo fa sia ricorso spontaneamente o su consiglio del medico curante, di amici, eccetera, ma credo più il cosiddetto consiglio del vicino di casa, del pianerottolo, dell'antinfiammatorio estemporaneo, che finirà sicuramente per dare danni, per procurare danni. Non tutti sanno che i danni più gravi che crea il farmaco antinfiammatorio è a due livelli, uno è diretto e l'altro è indiretto. Mi spiego. Quello diretto è quello che si manifesta a livello renale e a livello cardiocircolatorio, infartuati, ipertesi, eccetera. Aggravano molto, lui è stato operato per bypass coronarico, prende l'antinfiammatorio, aggrava la sua situazione. È sconsigliato assolutamente. Così come per il rene, esiste
una malattia dei reni che si chiama nefropatia, cioè malattia dei reni da FANS, cioè da farmaci antinfiammatori. E poi quella indiretta, in che senso? Per evitare i danni a questi farmaci è giustificato l'utilizzo, se si superano 3-4 giorni di terapia, di alcune volte è necessario addirittura con una sola dose, di cosiddetti farmaci inibitori di pompa gastrica, cioè farmaci che bloccano o riducono tantissimo la secrezione di acido clorido. Parliamo di quei farmaci li conosciamo un po' tutti, che prendono tutti, a volte anche a vita, perché c'è un uso molto dei protettori gastrici esagerato. Insomma, molto spesso senza giustificazione, perché si ritiene che è entrato nel sentire comune che proteggere lo stomaco, la protezione gastrica, sia necessaria anche quando i farmaci non provocano lesività gastrica. Questi farmaci non sono farmaci così intelligenti da bloccare solo le cellule dello stomaco che producono l'acido che ci consente di digerire. Quindi ciò protegge dall'effetto negativo secondario dei farmaci antinfiammatori, che si manifesta, attenzione, questo lo voglio ribadire, anche se il farmaco viene somministrato per via sottocutanea, intramuscolare, endovenosa o per supposte. Cioè non è il contatto diretto soltanto, ma è soprattutto il meccanismo d'azione del farmaco. Una volta che crea in circolo nel nostro organismo va distrugge a la fare barriera, danni. Barriera protettiva dello stomaco, la distrugge. Ecco che allora si dà un farmaco che toglie la possibilità allo stomaco di creare l'acido cloridrico, di immetterlo non soltanto durante la digestione, ma anche al di fuori. Che cosa succede? Che questi farmaci inibiscono il potere disinfettante dell'acido cloridrico, quindi si ingeriscono verdure, frutta o altri cibi che non subiscono la sterilizzazione, se la vogliamo chiamare così, per spiegarmi, dell'acido stesso, e si manifestano a lungo andare enteriti secondarie a questi farmaci. Addirittura c'è uno studio pubblicato dai colleghi dell'IRCA che dimostra che c'è la probabilità, va ancora del tutto dimostrata, ma è molto significativo lo studio, di anticipare demenze d'Alzheimer con l'uso proseguito per anni di questo farmaco, di questa categoria di farmaci. Infatti, dottore, noi altre volte abbiamo cercato di mandare il messaggio, non perché abbiamo le competenze, ma insieme agli specialisti che si alternano, anche qui, di fare un uso oculato dei protettori gastrici, perché c'è gente che prende ad esempio la compressa per la pressione arteriosa, per l'ipertensione, e associano subito il protettore. Sì. E questo va avanti per decenni. Sì, è assolutamente vero. Quindi immaginiamo questa inibizione della produzione degli acidi gastrici, quanti danni può produrre. Addirittura questa correlazione con l'Alzheimer dà molto da pensare. Sì, certo. Molto spesso chiedo ai pazienti, prima di fare altre domande, quando chiedo quali terapie stiano effettuando, se hanno visto che si trovano antipertensivi, diuretici, oppure inibitori per l'acido urico, eccetera, eccetera. Prendete anche inibitori? Sì. Come digerite, signora? Ah, malissimo. Non digerisco mai, ho problemi intestinali, eccetera. Il 90% dei pazienti che prendono inibitori hanno questa situazione. Chiaramente questo non si verifica con il trattamento estemporaneo legato al periodo di somministrazione dell'antinfiammatorio, ma purtroppo molto spesso viene proseguito per lungo tempo perché c'è quest'alea della protezione, questo ombrello che non è un ombrello perché non protegge, anzi, quando, come tutti i farmaci d'altronde, quando la somministrazione di un farmaco non è correlata ad una vera necessità, quando non si fa il bilanciamento effettivo tra effetti positivi, effetti negativi, chiamiamoli così, si rischia, o comunque si fa un danno, quantomeno, e adesso si pagano, quantomeno un danno economico.
Assolutamente. Si pagano i danni, volevo dire. Certo, quindi immaginiamo, pensiamo agli effetti sui reni e non pensiamo solo allo stomaco, per fare sono un esempio. Sono veramente perché, importanti. Ecco, dottore, la terapia del dolore, abbiamo detto, trova tante applicazioni perché il dolore purtroppo affligge tante persone in maniera cronica. Per le artrosi, in questo caso ci si può rivolgere anche alla medicina certo. del dolore? Guardi, io credo che, ma non lo credo io, cioè sono d'accordo per aver vissuto con tante problematiche simili, con l'ascoltare, il visitare, il vedere questi pazienti, che quello che dicono le cosiddette linee guida internazionali sono assolutamente importanti. Che cosa dicono? Che quando ci sono malattie persistenti o croniche, e l'artrosi purtroppo è una malattia cronica, uno studio degli anni 60 dimostrò che i ragazzi americani morti in Vietnam, che sottoposti tutti ad autopsia, per motivi legali, per motivi, non so, legge americana, questo non so il perché, ma veniva fatta l'autopsia a tutti questi ragazzi, dimostravano l'insorgenza dell'artrosi fin dal ventennio, dai 25, 27, 28 anni in avanti. L'artrosi per definizione è una malattia progressiva, degenerativa. Non si può eliminare se non quando, per esempio, l'artrosi dell'anca diventa talmente invalidante da costringere a procedere all'intervento chirurgico, così come quella del ginocchio o altro. L'artrosi della colonna non può, se non per problemi avanzatissimi, anch'essa essere trattata chirurgicamente. Allora bisogna convivere con la malattia, e come? Mettendo insieme quello che dicevano appunto le linee guida, che dicono e sostengono ancora. L'approccio a queste malattie deve essere multidisciplinare, cioè deve prevedere un counseling, un consulto tra l'ortopedico, il reumatologo, il medico del dolore, il fisiatra, e quanti altri che abbiano in questo genere di situazioni un ruolo che molto spesso è giocato singolarmente. Allora il paziente sente una voce in un modo, una in un'altra, e un'altra. Infatti. Che crea disorientamento, mancanza di adesività alla terapia, cioè il paziente non aderente cosiddetto, è il paziente che comincia una cosa, poi sente dire un'altra e abbandona. Quando invece la partita va giocata con più giocatori contro un solo nemico. Se la si gioca da soli è probabile che si perda. Quindi mettersi insieme, ecco i centri che negli Stati Uniti esistono da tanti anni, le cosiddette pain clinic, pain vuol dire dolore, e quindi la pain clinic prevede la presenza costante di questa equip che in testa, penso è conosciuto, ed è di origini, adesso sbaglio, se Mendicino o Celisano, quindi il direttore di un hospice in Canada è un filosofo di Cosenza, era, perché adesso è in pensione, cioè mettono intanto la medicina olistica, l'approccio globale al paziente, quindi lo psicologo, l'assistente sociale, il fisiatra, eccetera, come dicevo prima. Il consulto di queste persone consente non solo di capire il motivo organico, ma anche il perché magari dell'esagerazione o della sofferenza chiusa e quant'altro, potendo così aiutare questi pazienti. Da noi ancora questa civiltà non è così avanzata. Noi siamo arrivati qualche anno diciamo fa che siamo una a riconoscere l'importanza delle terapie però del dolore. Però questo sarebbe importante appunto che, siccome sono state create anche all'interno dell'ospedale, io penso all'ospedale, ma credo anche all'ASP, queste unità di terapia del dolore e cure palliative. Anzi, il centro, mi perdoni se mi interrompo, il centro regionale APP, cosiddetto, di medicina del dolore per la Calabria, l'abbiamo qui a Cosenza. È proprio Cosenza. Ecco, questo come è impostato? Funziona con questa sinergia oppure si arriva lì inviati dal medico, dallo specialista o l'iniziativa del paziente? Ancora da noi i pazienti
giungono in maniera, direi, casuale. Qualche volta sono inviati dai colleghi specialisti, qualche volta il medico di medicina generale, qualche volta per sentito dire, qualche altra volta perché c'è stato il paziente, il parente di un altro, e allora si arriva. Cioè manca ancora, intanto, e questa è l'importanza di questa trasmissione che ritengo veramente fondamentale, perché bisogna far sapere che esiste questa possibilità. Certo. E poi i colleghi, come abbiamo fatto sempre tutti, chiedono la consulenza del reumatologo, dell'ortopedico, eccetera. Questo però che cosa comporta al paziente? Di dover rientrare, dover tornare, dover fare un'altra prenotazione, un'altra visita, eccetera. Infatti di essere sballottato da una parte all'altra e non uscirne più. Se invece ci fosse un centro così costituito, con questi specialisti, che magari non è che possono stare lì tutto il giorno ad aspettare e fare solo la consulenza. Questo, assolutamente no. Che poi in realtà è quello che si verifica in un ospedale, ma non in maniera coordinata, finalizzata, cioè bisogna chiedere al collega, alla consulenza, che il quale magari ha le sue cose più urgenti da fare, sappiamo la situazione dell'ospedale in questo periodo, ma non voglio assolutamente toccare questo tasto, e quindi avere poi magari un altro consulente in una visita successiva. Poi con le liste d'attesa rischia di avere una prenotazione dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo sette mesi, quindi non si riesce mai ad avere un consulto, diciamo, anche in tempi. Io, secondo me, con degli aspetti magari da rivedere, perché ogni cultura esprime un modo particolare, un'ottica particolare. Ma le pain clinic sono un modello da adattare, forse noi saremmo anche capaci di migliorarlo, perché poi, conoscendo anche qualche volta personalmente, mi è capitato di conoscere colleghi che lavorano in queste pain clinic negli Stati Uniti, lavorano in maniera molto più tranquilla, hanno un modo di organizzare le cose che sicuramente, non voglio dire che noi sapremmo fare meglio, ma certamente potremmo. Assolutamente sì, questa potrebbe essere una proposta da prendere in considerazione da parte del Sistema Sanitario Nazionale, visto che comunque a livello di costi si spendono tantissimi soldi in analisi, in diagnosi, in tutto, perché uno finché non trova magari sollievo gira e va dappertutto, quando poi invece questi soldi concentrati in una pain clinic, una clinica del dolore, sarebbero utilizzati meglio e sarebbero sicuramente, se ne spenderebbero di meno. Io condivido quello che, fino a un certo punto, quello che sta cercando di fare il Ministero adesso, la cui motivazione è esclusivamente di tipo economico, e sforando poi in modi di vedere le cose sbagliati, però fondamentalmente è così. Al medico che lavora in un ambulatorio di medicina del dolore, molto spesso il paziente arriva dopo 5-6, la media di 6 anni, 6 anni e mezzo di circuiti viziosi, via crucis, per cui arrivano con borse piene di TAC, risonanze, radiografie, elettromiografie, prelievi, eccetera, e qualche volta, anzi spesso, sarebbe bastato un solo esame, magari diverso da quelli, per definire le cose. Perché il paziente molto spesso fa da sé. Va dal collega di medicina generale e lo costringe a chiedere quella cosa perché ha il mal di schiena, ha questo, ha quell'altro, senza avere un inquadramento, ecco dov'è il concetto di medicina del dolore. Il paziente va visitato, controllato eventualmente anche in consulto, si fa l'indagine ritenuta, diagnostica ritenuta più necessaria, più importante per quella situazione, il cerchio si chiude, altrimenti diventa un circuito automantenendosi costoso, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sofferenza. 6 anni di sofferenza vogliono dire quantizzare queste cose è impossibile, perché che cosa vuol dire? Non solo la giornata di lavoro persa, vuol dire a volte perdita del ruolo in famiglia, vuol dire perdere il lavoro del tutto, vuol dire perdere tempo e non risolvere, ma soprattutto vuol dire molto spesso
condurre, questo lo dico dal punto di vista puramente clinico, alla cronicizzazione della malattia. Cioè si arriva a un certo punto in cui poi è difficile risolvere la situazione. Intervenire, è chiaro. Diventa difficile, addirittura esiste la memoria del dolore, per cui si risolve il perché ma non si toglie del tutto il dolore. È perché è qualcosa che poi ha a che fare molto anche con la nostra psiche, no? Non solo, esatto. Esiste una teoria che si chiama teoria del cancello, scoperta nel 65, da un fisiologo e un filosofo, che hanno dimostrato, per esempio, perché la carezza della mamma o quella che ci facciamo da soli ha un effetto sulla intensità del dolore, perché c'è un circuito diverso, particolare, non sto a spiegare questa cosa perché sarebbe noiosa e inutile. Ma questa teoria che parla di un cancello che si apre e si chiude facendo passare alcuni stimoli e altri no, poi sfruttata negli studi di fisioterapia con la TENS e con altre metodiche, consente di capire che c'è una compartecipazione psicologica, che c'è un modo di attraversare determinate vie del sistema nervoso che arrivano a quella che si chiama matrice. La pain matrix vuol dire che noi abbiamo come una specie di centralina. Di centralina, vogliamo dire così, vogliamo parlare di vera e propria scheda computerizzata nel nostro cervello. Pensi che quando c'è una mutazione particolare, traumatica o mal condotta in sala operatoria, il paziente avrà il dolore cosiddetto da arto fantasma perché si è alterata quella matrice. In quella matrice è rimasta l'idea della mano, che non c'è più, e che si fa sentire con dolore. Ecco, questo infatti succede spesso, ce lo sentiamo anche dire, è una dottore, brutta sindrome. Che le persone che hanno avuto, subito amputazioni, sentono stranamente il dolore, sì, dell'arto amputato. Sì. E sembra una cosa, vabbè, ma probabilmente è solo una questione psicologica. Psicologica sicuramente, certo, però anche fisica, certo, perché il dolore, la sensazione di dolore ce l'hanno. Diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo in studio. Rieccoci di nuovo in studio in diretta con il dottor Giovanni Nicotera, specialista della medicina del dolore. Abbiamo parlato di quanto sia fondamentale approcciarsi al dolore sapendo che c'è una branca specialistica che si occupa di questo e che quindi può dare sollievo. E il dolore si può cronicizzare a seguito di una patologia, a seguito di un trauma, di un intervento chirurgico. Insomma, sono tanti i casi che portano al dolore e che richiedono la vostra opera, dottor Nicotera. Noi siamo portati a pensare che il dolore cronico colpisce, perché di fatto è così, solo le persone anziane. Però la medicina del dolore si occupa anche della fascia pediatrica, certo, perché ci sono dei bambini che purtroppo soffrono e tantissimo, magari non lo sanno neanche spiegare, e hanno bisogno delle vostre, certo, terapie. Assolutamente sì. La legge a cui facevo cenno prima, la legge 38 del 2010, prevede, la legge istituisce, delinea finalmente, è stato un grande passo in avanti per l'Italia, ed è la prima in Europa ad aver promulgato una legge che prevede le reti di assistenza, che definisce addirittura che chi è un paziente e che cos'ha, perché si definisce un paziente con dolore e che cosa sono le cure palliative. Quindi ha previsto due binari che camminano parallelamente per la medicina del dolore. Lì c'è scritto terapia del dolore sulla legge, perché scrivere medicina del dolore, mi hanno spiegato, dal punto di vista giuridico avrebbe previsto un cambiamento troppo lungo che avrebbe ritardato la promulgazione, certo, della legge. Ritardo. Quindi si è preferito utilizzare questo termine che non comune. È comprensivo, però. A chi venisse voglia di vederlo su internet si trova senz'altro, legge 38 del 2010. Vogliamo prima di andare avanti spiegare
brevemente la differenza terapia del dolore e cure palliative, perché le cure palliative interessano anche tante persone. Certo, come no. Beh, appunto, parlavo di due binari paralleli che camminano sempre vicini e possono tra di loro, come se ci fossero delle traversine, no? Avere bisogno l'uno dell'altro. Quindi un interscambio. Un interscambio che fa proprio parte della unione funzionale tra le due reti, che dal punto di vista puramente istitutivo dovrebbero nascere in maniera diversa. Pensi che la legge prevede che l'hospice non dovrebbe essere ubicato in un ospedale, cosa che siamo costretti a fare, anche perché obiettivamente c'è più disponibilità, soprattutto adesso. Questo ci consente di curare il paziente che ha il dolore per una patologia non neoplastica, oppure di curare il paziente che ha una patologia, l'aggettivo terminale non mi piace, ma è quello utilizzato, a me piacerebbe più, perché questo aggettivo finisce per essere sentito dal paziente. Sentirsi definire terminale non fa piacere a nessuno. Anche quando si è consapevole di essere coscienza. Arrivati alla fine. Esatto. Però, diciamo, i malati oncologici gravi. Non solo oncologici, tutti i pazienti, lei pensi che solo alle patologie neurologiche, sclerosi laterale amiotrofica, gli ictus gravi in fase avanzata, l'Alzheimer in fase avanzata, le malattie renali, gli scompensi respiratori, cardiaci, cioè ci sono purtroppo delle malattie che diventano a un certo punto non curabili dal punto di vista terapeutico classico, ma diventano, ecco, gli americani usano questo assioma, to care to cure, prendersi cura, allora lì c'è da prendersi cura di questi pazienti. La medicina palliativa si prende cura di loro e la terapia del dolore è una delle branche della medicina palliativa, che si interseca appunto con la terapia del dolore. Per cui può capitare, capita spesso, che il paziente che è in hospice o è a domicilio con una malattia in fase avanzata abbia bisogno della terapia del dolore e ritorna alla medicina palliativa e viceversa. Quindi c'è questo interscambio molto importante. Questo è importante anche perché finché una persona ha la lucidità e la forza di esprimere il proprio dolore, di anche mostrarlo, riferirlo, è un conto. Immaginate quando si arriva in uno stato in cui si ha tanto dolore ma non si ha la possibilità neanche di spiegarlo al medico come si deve star male. Da qui la necessità di intervenire, quindi dare questo sollievo. Torniamo. Stavo per appunto, ecco, per rispondere ai bambini, per i bambini, perché così come i pazienti con l'Alzheimer hanno difficoltà. Tant'è vero che sono state inventate, utilizzate, sono di comune e facile utilizzo, delle scale, perché il dolore non si misura come si misura la pressione o la glicemia. Per misurare il dolore si usano diversi sistemi, ma i più comodi sono delle scale numeriche, per cui si dice al paziente che se l'assenza di dolore ha valore 0, il massimo dolore immaginabile o sopportato nella propria vita a valore 10, il paziente darà una risposta sicuramente da tenere come relativa a quel momento e per quella fase di malattia, ma che nel corso della terapia è utile perché consente al paziente di dire avevo 7, adesso ho 4, sto meglio, oppure ho ancora 7 e la sua terapia deve essere rivista. Oppure si utilizzano delle scale di faccine, si chiamano, cioè si disegnano dei volti sereni, sorridenti, poi indifferenti, poi sempre più sofferenti. Allora il paziente in grado di vedere e di indicare il bambino o l'anziano con la mano la propria situazione, ci dà un'idea di questa. E stavo appunto dicendo prima la legge 38 che prevede la terapia del dolore e le cure palliative in età pediatrica, perché pensi che 40 anni fa ritenevamo che i bambini neonati non avessero la maturazione del sistema nervoso e delle vie dei nervi periferici atte a propagare il messaggio del dolore dalla periferia al cervello, dagli arti, dall'addome, dal torace al cervello, cosa assolutamente sbagliata,
per con le anestesie. Quindi si lasciavano soffrire questi piccoli. Non si lasciavano soffrire, si facevano le anestesie più leggere, perché si riteneva che non avessero bisogno. Né tantomeno si faceva terapia del dolore post-operatorio. Adesso tutto questo non esiste più, ma ed è il discorso del dolore acuto, cosiddetto per-operatorio, che vuol dire prima, durante e dopo l'intervento. Ma nella medicina palliativa per i bambini sono poche, pochissime le unità in grado di dare una risposta efficiente, efficace per queste patologie. Il bambino soffre quanto e più dell'adulto. L'adulto se ne può fare una ragione o meno, può avere delle spiegazioni e capirle e magari essere aiutato anche nelle risposte, nell'adeguamento della terapia. Il bambino intanto non viene assolutamente visto sotto questo punto di vista, non vorrei usare di nuovo di vista, ma non viene proprio considerata la situazione dolore. Parlo naturalmente nella stragrande maggioranza dei casi con le dovute eccezioni, perché ci sono colleghi che si interessano di questa certo, cosa. Certo, certo, ma questo succede anche con gli adulti, perché, dottore, non è raro sentirsi dire vabbè sei anziano oppure il mal di schiena te lo devi tenere, il dolore sei esagerato, magari amplifichi. Succede molto cose. Spesso. Ecco, questa sottovalutazione, che è anche un retaggio culturale, fa molto male ai pazienti, perché prima che vengano creduti e presi in considerazione magari passano anni. Assolutamente sì. O magari finisce la vita e si è avuta una qualità di vita pessima. È vero che esiste questo assioma, l'anziano non sente il dolore eppure l'anziano se lo deve tenere. È sbagliatissimo. L'anziano ha diritto, anzi, non direi che deve essere aiutato di più del giovane o della persona adulta, ma ha diritto ad una terapia del dolore che deve essere confacente alle proprie situazioni generali, al proprio stato del metabolismo e a tante altre cose. È lì l'abilità del medico. Forse la medicina ancora è un'arte per questo, perché è un'arte applicata alla scienza, una scienza con un pizzico di arte, cioè capire che cosa fa bene a quel paziente che ha l'insufficienza renale, l'insufficienza cardiaca, l'ulcera gastrica, il tumore magari chissà dove, e necessita di una terapia che non interferisca con le terapie che già prende, né viceversa, e che sia in grado di dargli un sollievo dal dolore. Ecco, noi non dobbiamo immaginare che la terapia del dolore sia andare lì, prendere un farmaco, fare un'endovena, per dire, per tutti uguali, e si risolve il problema. Magari. È molto, molto complesso, perché ci sono varie tipologie di intervento a seconda del paziente e a seconda della patologia o delle patologie assolutamente che ci sono, sì. Dottore. Quindi è veramente lo specialista della medicina del dolore deve avere un forte afflato verso il paziente per capire, sperimentare, perché poi bisogna andare anche magari per esclusione a cercare di individuare assolutamente la terapia giusta. Tant'è vero che molto spesso, intanto una piccola premessa, il paziente che per la prima volta viene sottoposto a una visita di medicina del dolore richiede, e questo non lo dico solo io, sarò anche lento, ma non credo di essere più lento di tutti gli altri colleghi, perché la media è proprio di circa un'ora, un'ora e un quarto come prima visita. La maggior parte del tempo di questa prima visita viene dedicata all'ascolto, alla storia. La storia che a volte, anzi che deve ascoltare, deve sentire anche la storia della famiglia, le malattie congenite, i primi anni di vita, eventuali interventi, eventuali intercorsi, traumi, eccetera, per arrivare alla situazione che ha portato il paziente alla necessità di richiedere la visita. Fatto questo, perché le terapie, quali terapie attuali, cioè è un iter di medicina vera e propria, completo, proprio perché non esiste un'etichetta cefalea uguale terapia con, mal di schiena uguale terapia con quest'altro.
Se fosse così, ci sarebbe bisogno degli ambulatori, dei centri di terapia del dolore o di medicina del dolore, perché basterebbe andare su internet, cliccare un tasto, oppure chiederlo al farmacista di fiducia. Certo. Si fa questa terapia. Ogni paziente deve avere una diagnosi del motivo, e molto spesso, il motivo del dolore, molto spesso questa diagnosi non è più legata, la diagnosi del meccanismo del dolore, alla causa iniziale. Riporto sempre l'esempio della nevralgia postherpetica, del fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio, dovuto a un virus della varicella, si sfoga, agisce e danneggia nel giro di 7 giorni, dopodiché muore. Muore ma lascia dei danni. Questi danni non hanno più nulla a che vedere col virus, in maniera diretta. Il paziente dopo 7-8 giorni non è più neanche infettivo, dal punto di vista della trasmissibilità. Quindi non bisogna curare più l'infezione, ma curare il dolore. Curare il dolore, perché persiste per mesi. O purtroppo per anni, o purtroppo per tutta la vita. Addirittura. Assolutamente sì, purtroppo. Ecco. In questo esistono anche le statistiche che ci dicono che il 5% delle... lo chiamo fuoco di Sant'Antonio per farmi capire. Sì, perché così l'herpes zoster svilupperà la nevralgia posterpetica, questo dolore, bruciore. Il paziente non dice che è dolore, è un bruciore intenso. Sant'Antonio si ricollega alle tentazioni, al cespuglio che bruciava, eccetera. E questa situazione può scomparire da sola, può persistere per qualche anno, può durare per sempre nonostante tutte le terapie, perché contrariamente a quello che si pensi, non ha un danno definito ed unico sul sistema nervoso. Può colpire il midollo, può colpire la radice del nervo, di solito colpisce una sola radice, il percorso, diciamo così, del nervo, può amputarlo quasi, mangiarselo, o addirittura arrivare e creare dei danni sotto la pelle alle terminazioni finali dei nervi. Quindi ogni quadro del genere, che purtroppo possono essere anche misti, cioè un paziente può avere contemporaneamente il danno midollare e tutto il resto, e quindi la sua terapia sarà diversa da quello per il quale basterà applicare il cerotto sulla pelle, cerotto particolare, che gli consentirà di stare bene, perché il suo danno è solo lì, sotto la pelle. Assolutamente. Dottore, quali sono, diciamo, i casi più ricorrenti che arrivano alla vostra attenzione? Patologie, soprattutto poi le vorrei chiedere anche, una volta che si intraprende il percorso, quanto può durare, quando deve durare, come si evolve? Anche lì non c'è una risposta univoca. Comunque la maggior parte dei casi si tratta di patologie osteomuscolari, e per questo intendo non soltanto l'artrosi, l'artrite, ma i reliquati di un intervento chirurgico sulla colonna vertebrale, per esempio, un intervento di amputazione e quant'altro. Anche in queste situazioni variegate, diverse sotto tutti i punti di vista, la terapia può essere fin dal primo momento quella giusta, come può necessitare di revisioni per vari motivi: adattamento, una malattia intercorrente, un problema metabolico insorto, o anche un errore. Ci può essere anche un errore diagnostico in prima sede. Lo dicevo anche l'altra volta, c'è un libro che nella prime pagine riporta soltanto, ripetuto in inglese 3 volte lo stesso verbo, che dice review, 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 cioè rivedi, rivedi, rivedi. Il medico tende ad innamorarsi della propria diagnosi, certo. E qualche volta può sbagliare. Allora non deve pensare è il paziente che è fissato. Il decalogo, di cui abbiamo pure parlato, della medicina del dolore in America, il primo comandamento dice believe the patient, credi al paziente. Prima di dimostrare che sia fissato, che non ha nulla, che la terapia funziona ma ha bisogno più che altro dello psicologo, dimostra che tu con hai dati fatto, di fatto, che hai fatto il possibile e hai fatto bene, che la tua diagnosi è corretta e la tua terapia pure.
e per fare questo non è facile. Quindi si può andare avanti anche a volte per anni, per anni. Però se dà sollievo. I presidi, e lo sappiamo, spesso fanno anche paura perché si parla sempre della morfina, degli oppiacei, e invece l'abbiamo già detto l'altra volta, non bisogna avere paura perché vengono somministrati sotto diretto controllo medico e aiutano veramente tanto, dottore, molti sono se stati utilizzati. Assolutamente. Quindi perché soffrire? Io direi che ho fatto di questa battaglia il vessillo della mia vita professionale, e quello che mi fa piacere è che molti colleghi si stanno approcciando in maniera molto positiva e molto fattiva in tal senso. È proprio la opportunità, io addirittura... Ecco, la prego di essere breve perché abbiamo esaurito il tempo. Da ministro dell'economia direi mi interessa perché mi fai risparmiare. Visto se che non si parla sempre di risparmio umanitario, tralasciamo che è quello che invece guida il medico, dal punto di vista dell'economia è un risparmio fare la medicina del dolore. Un risparmio, ma poi una grande, diciamo, soddisfazione proprio per la deontologia medica, quella di poter dare sollievo a un paziente che soffre. È un premio che supera di molto lo stipendio o quello che sia, di molto. E ci dovrebbero essere tanti medici con la sensibilità, oltre che la professionalità, come il dottor Nicotera. Ci sono. E noi speriamo che abbiano sempre spazio. Grazie allora al dottor Giovanni Nicotera, grazie a voi per averci seguito, continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.